Allora, niente, sto facendo di tutto per cercare di filmare con questa videocamera e non con l'iPhone, i vlog, ma non ce n'è. Nel senso che praticamente ho lasciato questa qui, insomma, qua per quando sono scesa giù, l'ho lasciata a Milano. L'avevo portata giù in Liguria, ma non avevo la memory card. Ovviamente adesso le batterie sono cariche. Non lo so, io penso che questa videocamera ormai abbia un po' di difetti e infatti anche quando registro ogni tanto mi cancella le clip a caso, non so perché, quindi vabbè, per ora utilizziamo l'iPhone finché reggerà. Niente, io sono tornata a Milano, qua c'è un disastro totalmente e devo sistemare assolutamente questa stanzetta che è diventata ormai un magazzino in questi mesi. Solo che appunto sono tornata ieri dal mare, sono scesa giù con Marco, al mare dai suoi. Sono tornata appunto ieri pomeriggio, solo che ero stanchissima, non sono riuscita a sistemare niente. Ho dovuto levare tutte le valigie, mamma mi ha fatto un po' di lavatrici e stiamo continuando a fare lavatrici, però devo sistemare qua perché non si capisce veramente, veramente niente. Altra cosa, ho deciso che in queste prossime 2 settimane registrerò sicuramente più video perché sono a casa dei miei, quindi significa che non mi devo occupare, diciamo, di parte delle faccende di casa, ecco, come anche banalmente, anche solo cucinare. Sicuramente avrò più tempo, sicuramente da dedicare ai video, dato che comunque sarei stata a casa da solo, ho detto sto qua da voi così risparmio anche il viaggio e risparmio la benzina con la macchina. Partendo già da Milano farei solamente 20 minuti di motorino. Posso anche svegliarmi un po' più tardi per andare a lavoro, perciò dato che domani riprendo. Quindi buono così. Oggi faccio una sorta di vlog barra clean with me. Adesso non so bene che cosa verrà fuori. Però devo sistemare assolutamente sta stanza. Altra cosa che vi volevo dire è che voglio assolutamente creare il mio account di Vinted. Perché qua dentro ho una marea di vestiti che vorrei onestamente levare, che penso che sicuramente possano avere una nuova vita vendendoli comunque ad altre persone. Allora, devo assolutamente iniziare a sistemare tutto. Questo caos infernale che c'è, dovrei fare il letto, veramente, cioè, è terrificante. Insomma, volevo farvi vedere la mia abbronzatura. Per chi non ci crede che io non mi abbronzo o che non mi brucio, beh, non so quanto si veda, ma comunque, dalla videocamera non rende, ma comunque, sono decisamente, decisamente abbronzata. Anche, Madonna, ho tirato un calcio al ventilatore, sono anche abbronzata proprio sulle gambe, vabbè. Perdono per il ventilatore qui che ho messo. Vi ho dovuto appoggiare un attimo sul letto perché non sapevo onestamente come appoggiarvi. Allora, volevo farvi vedere delle cose che ho preso di recente, barra che mi sono state inviate, perché comunque le ho utilizzate, non dico tutte, ma quasi tutte per insomma quest'estate qui. E ci tenevo infatti a farvi vedere questa pochette, insomma bellissima tra l'altro, che ho ricevuto con dentro appunto alcuni prodottini che per me sono stati abbastanza essenziali durante queste vacanze qua. Ecco qua dentro il bottino. È una box, poi vi lascerò il link appunto nell'info box dove ci sono un mix di prodotti. Voi se vi fate l'abbonamento, se vi iscrivete, ogni mese praticamente ricevete una box con determinati prodotti dentro, ma tra l'altro di una qualità altissima. Allora, volevo farvi vedere questo primer innanzitutto. Questo è un primer che praticamente ho utilizzato soprattutto quando sono scesa giù con Marco e mi sono trovata veramente super bene. Io mettevo solamente questo, ho evitato l'effetto anti, cioè l'effetto lucido, scusatemi. Quindi è veramente come base, soprattutto magari per chi anche si trucca con il fondotinta, eccetera, super consigliato. Un prodotto must have che adesso vi faccio vedere è questo siero qui della Bare Mineral, o Bare Minerals, scusatemi, che
Mamma mia, cosa dirvi? È favoloso, ma veramente favoloso questo siero. Infatti, penso che continuerò assolutamente in questo periodo ad utilizzarlo. Questo qui l'ho utilizzato stamattina ed è praticamente. Questa è la vita. Se lo ve la faccio vedere. È praticamente una maschera, vedete, in stick, che voi vi applicate, la lasciate agire e poi vi sciacquate insomma il viso. Non conoscevo minimamente questo marchio, spero vivamente che si veda qualcosa, al massimo zoomerò. Anche questo veramente super super valido. Questo non l'ho mai provato, però ci tengo a farvelo vedere, a provarvelo e a provarlo poi in futuro. Comunque è una sorta di, vedete, non mi staranno mai, vabbè, insomma, sono dei batuffolini che voi mettete sulle mani e vi fate e utilizzate appunto per esfoliare il viso. Non l'ho mai usato, però sono curiosa di utilizzarli. Questo qui è un siero invece per le ciglia che onestamente non avevo mai sentito parlare, però chissà, anzi, vediamo, apriamolo. Ok, vabbè, prima o poi lo utilizzerò, insomma, sapete che io faccio l'allungamento delle ciglia, faccio l'extension, cosa che ho anche in questo momento, nonostante le vacanze tutto ce le ho ancora e andrò a rifarle, però comunque sia, potrei anche provare ad utilizzarlo un po' più avanti, magari anche in questi giorni, vediamo. Qui è uno smaltino di un colore stupendo che infatti ho deciso di cambiare il mio smalto solito classico bianco ai piedi, ho deciso di mettere più tardi questo, così lo provo. Questo qui è un rossetto. Tra l'altro pure profumato. Questo invece l'ho utilizzato tantissimo. Faccio vedere, fronte retro. Rouge Français. Ed è fondamentalmente una sorta di blush barra burro cacao, lucida labbra, chiamiamolo come vogliamo. In realtà non è lucido, barra rossetto, in crema. Di questo colore fantastico. Questo l'ho utilizzato praticamente tutte le sere al mare. Io mi truccavo solamente con questo, mettevo il mio primer viso. Queste qui erano le cose che fondamentalmente ho utilizzato. E questa pochette, ovviamente, questa pochette, questa borsetta me la sono portata al mare. Fondamentalmente dentro questa pochettina ho messo le cose per il mare, ovvero tipo tutte le creme, le varie creme solari, eccetera. Pensiamo a degli altri acquisti che ho fatto di recente che ci tenevo appunto a farvi vedere. Volevo farvi vedere, vabbè, questo qui, che se mi conoscete e mi seguite da un po' di tempo sapete benissimo che questa acqua micellare della Bioderma la utilizzo veramente da una marea di anni. Poi avevo smesso perché comunque tra le aziende che mi inviavano prodotti non riuscivo mai a finire tutti i vari prodotti, eccetera. Ho detto evito di comprare altre cose in più, però di recente l'ho ripresa e sto praticamente utilizzando solo questa per struccarmi, anche se in realtà non è che mi trucchi più di tanto. Altro acquisto che ho fatto di recente sono state finalmente questi dischetti in tessuto, dove fondamentalmente, vabbè, io in realtà a casa ho il mio armadietto, li metto là dentro, poi quando sono sporchi li metto qua dentro in questo retino e poi dopo passo un po' di smacchiatutto e li metto in lavatrice. Super consigliati veramente questi, anche perché così vi evitate tantissimo di prendere i dischetti. Altro acquisto che ho fatto di recente, sapete che questo qui è il mio terzo flacone barattolino del Cicaplast, perché l'altro lo sto praticamente finendo ed è quello con la protezione 50 più. Al mare quest'estate l'ho utilizzato davvero tantissimo. Farò vedere un'altra cosa. Vedete, questo qui sta praticamente finendo, quindi questo lo tenevo dentro questa pochettina qua. Altra cosa che ho preso è questo. In realtà sono a metà con questo, vabbè. Però questa è praticamente la crema Isdin che ho preso su Amazon, protezione 100 più, che ho utilizzato principalmente sul viso, sul tatuaggio fresco alla caviglia che ho fatto appunto, in realtà che ho ripassato a fine luglio, e ovviamente sul décolleté in questa parte qui. Lo uso questo, anche se cioè, quest'anno proprio con la crema mi sono impegnata al 100% a mettere tutti i giorni, per più volte al giorno la crema, e sul viso appunto ho utilizzato principalmente questo. Altra cosa che vi volevo far vedere, che ho acquistato prima di partire, è questo qui, che è praticamente l'agenda nuova, perché sapete che per me l'anno inizia direttamente a settembre. Questa qui è l'agenda nuova della Moleskine. Sono tornata assolutamente alle origini, cioè ovvero. Questo qui è appunto l'agenda della Moleskine Morbido. Ho abbandonato questa perché
finita l'università praticamente la life planner non l'ho mai più utilizzata, è stato veramente un fail, ma un fail totale. Devo ancora finire di abbellirla, poi magari vi faccio un video dedicato. Per me le agende migliori rimangono comunque le Moleskine, non c'è niente da fare, cioè ho cercato comunque di cambiare, ho cercato di ampliare la mia mente, insomma cercare di guardarmi un po' attorno e non prendere sempre le solite agende, invece alla fine ho ripreso questa nera. Altre due cose velocemente che volevo farvi vedere sono questi sandali qui che mi ha regalato la mamma di Marco, che sono bellissimi secondo me. Io non ho mai avuto i sandali così bassi, lo sapete, e infatti è una roba super strana, però veramente sono super comodi, morbidosi qui. Vedete che sono rifoderati così, super carini. Anch'io sono caduta nelle mani dell'Elisabetta e ho preso la mia nuage bellissima Santorini, di questa clutch barra borsa super capiente, fatta a mano a Vicenza, del marchio appunto Nuage, e l'ho presa con le prevendite, mi piace tantissimo, e questa l'ho utilizzata assolutamente quest'estate e ha ricevuto un sacco di complimenti questa borsa qui. Altri ultimi due acquistini che ho fatto in Liguria è stata questa borsa di paglia al mercato, super super carina, vedete? Vabbè, più estetica che insomma capienza, perché non è così chissà quanto capiente ovviamente questa borsa, però mi piaceva troppo. Ovviamente per non farmi mancare nulla, su Shein prima di partire ho preso anche questa in paglia così. Prima cosa, questa me l'ha presa mia mamma ed è stata appunto questa questa felpa così della Champions, che mi piace tantissimo questo marchio, ma in realtà io a Milano ormai non vedo più, invece lì in Liguria, dove sono stata da Eva Marina, c'era proprio un negozio che vendeva cose della Champions, quindi ho preso un costume a Marco, e cioè mia mamma in realtà ce l'ha preso, e a me mi ha preso la felpa. Farvi vedere un'ultima cosa, dato che purtroppo non sono riuscita a fare il video della mia valigia, questa pochettina, questo beauty case super carino di Pixi, che in realtà mi è stato regalato, ovviamente qua c'è anche il mio nome qua davanti. Volevo farvi vedere due robe, ovvero questo shampoo qua con i miei bellissimi capelli che sto praticamente utilizzando, della Pomelo. Io sto continuando ad utilizzare i codici sconti di Giorgia Mitch e mi sto sempre prendendo sempre di più prodotti della Pomelo, perché i miei capelli si trovano veramente super bene con questi prodotti qua. Quindi ho preso questo, l'ultimo, perché l'altro shampoo l'abbiamo diviso io e Marco e ci è finito tipo in un mese neanche. E poi ho preso questo siero sempre per i capelli, Vanilla Elixir. Buonissimo, veramente super super buono da mettere, io di solito lo metto sulle punte. Nuovo di altro c'è solamente anche questo, che mi è stato inviato dalla Dr. Jart in un set estivo delle robe da viaggio, e questa Dermaclair Microfoam che appunto ho utilizzato insomma quest'estate. Ovviamente all'immancabile anche questa versione da viaggio, il Cicatair, che in realtà io avevo già finito, ma ovviamente ho ancora le confezioni grosse a casa, sia qua a Milano che a casa nostra appunto a Monza, e niente, quindi questo. Poi vabbè, c'era il siero, che in realtà questo siero non l'ho praticamente utilizzato tantissimo, ma vabbè. Quest'estate in viaggio mi sono portata la mia come si dice, la mia spazzola, il mio Sunmay bellissimo a forma di foglia, per lavare il viso. Veramente super utile questo. E basta, quindi questo è super utile, diciamo, questa, come tipologia di astuccio, perché in valigia io lo mettevo così, ok? Invece di metterlo così, che ti occupa molto più spazio, sopra lo mettevo così, veramente, veramente, veramente unico. Quindi ringrazio ancora Pixi per questo super regalo che mi fecero ormai un sacco di anni fa, però dura ancora un sacco e mi piace tantissimo. Ok, passo al piano di sopra. Mi sono seduta qua un attimino perché sulla scrivania mi sono accorta che quando ero al mare avevo fatto un acquistino a parte, che vabbè, ho portato anche quest'altra crema della Cicatair, questa è veramente ottima. Anche questa era tutta sezione viaggio, piccolina, però appunto l'ho portata. Ho fatto questo acquisto su Amazon, ovvero i copricapezzoli. Se riesco vi metto il link direttamente nella mia vetrina di Amazon, così volendo potete andare a cliccare. E ho preso questi, che però sono usa e getta a forma di fiore, così,
vedete, e poi ci sono anche quelli tondi. Ho preso anche questo, cioè ho preso questo set tutto insieme, l'ho pagato circa una decina di euro se non mi sbaglio, non ne sono sicurissima, forse un filo di più, ma siamo lì in lì, 10-11 euro. E questa qui è la coppa proprio che si appiccica e si tira proprio sul il seno, speriamo funzioni e spero ovviamente che mi stia anche la misura, ma penso proprio di sì, insomma io non è che abbia il seno abbondante, quindi non è grandissimo questo, però penso vada bene. Ultimissima cosa che vi volevo far vedere, questo l'ho preso proprio di recente ed è un ferro da stiro in verticale, dove qua di solito c'è il serbatoio per l'acqua, preso da Casanova, ma tipo per 27 euro circa, 26,90, super utile, questo è da portare proprio in viaggio, veramente super super utile, perché il vecchio che avevamo, che mi aveva regalato mia zia, perdeva acqua. E invece questo qui è bello nuovo, l'abbiamo provato stamattina io e mia mamma e stira effettivamente. È vero che non è il ferro da stiro per l'eccellenza, però per chi è pigro come me, super utile. Ragazzuoli, allora ormai è sera, io ho finito di sistemare, ho fatto anche la fattura, stavo praticamente finendo di montare il video, mi sono messa qua un po' al computer, ho letto, tipo ero in arretrato di una marea di mail, mamma mia che disagio, tra le mail di lavoro, cioè come infermiera, le mail di varie aziende che mi hanno contattata, scarta quelle che non ti interessano, insomma avevo accumulato veramente una marea di cose. Comunque niente, dai, volevo finire, insomma concludere questa sorta di vlog barra haul, e per dirvi solamente che sono ritornata e che appunto in questi giorni vedrete più video, spero che appunto apprezziate. Ultima cosa, mi sono accorta adesso montando il video che è praticamente la box di Gloria, se penso si pronunci così il marchio, il brand, non vi ho praticamente fatto l'elenco dei marchi, dei prodotti, però comunque se andate a vedere sul sito, perché sennò veramente, cioè, ci sarebbe dovuto essere praticamente un video esclusivamente per quello, e volevo evitare di essere un po' pesantina, quindi per chi è più curioso e vuole andare a vedere i vari prodotti sul sito, se andate a vedere ci sono proprio le varie descrizioni di ogni singolo prodotto, i vari brand eccetera. E nulla, basta, ci vediamo sicuramente in un prossimo video, io vi mando un bacio, cheers!